l'ambientazione funziona come uno studio medico, si apre. Già mai pensato in queste cose. Si comincia la mattina alle 7, 7 e mezza, poi si smette verso le 9, 9 e mezza, si ricomincia all'1 e si finisce alle 4. Dopo che addirittura è stata chiusa, una volta addirittura collegava anche Avellino con Milano. Sentire a Milano Centrale Treno Espresso per Avellino, beh, avevamo dei collegamenti anche con Roma, avevamo collegamenti con Napoli. Adesso con la soppressione della linea Avellino-Rocchetta ci è rimasto questo collegamento con Benevento, che guarda caso che poi nel momento in cui si pensava di unificare le due città, proprio nello stesso giorno si chiudeva la stazione ferroviaria. Siamo all'Apio e qui c'è un'opera magnifica. Sembra la Torre Eiffel addormentata su un fianco. Questo ponte, chiamato Principe per la sua maestosità, è stato costruito proprio con la tecnica della Torre Eiffel. Non a caso le maestranze che costruirono queste travate metalliche vennero dalla Francia e importarono anche la loro abitudine ad ascoltare, ad assistere agli spettacoli della Comédie Française. E in questo paese di 1.500-2.000 abitanti furono allestiti due teatri. Sono 929 giorni e questo ponte è inutilizzato. E questa tratta ferroviaria che è inutilizzata. Qui il treno è morto. Qui la ferrovia. Il treno, la ferrovia, per la verità, è morta il 13, su questa tratta è morta il 13 dicembre del 2010, proprio quando avevamo completato un programma di giri turistici per queste zone, che aveva visto un grande successo. Non a caso per il 2011 avevamo avuto già 2.500 richieste da parte delle scuole per venire a conoscere l'Irpinia in treno, perché era una novità. Su questi binari sono transitate le speranze di un'intera popolazione che ha avuto l'opportunità di diventare anche classe dirigente proprio perché c'è stata questa struttura. I binari avanzano verso San Mango sul Calore, che è il punto del disonore. Qui è stata realizzata un'area industriale nuova di zecca. Miliardi di lire a fondo perduto grazie agli aiuti post-terremoto. Il treno arrivava qui e si dirigeva verso questa industria. È tutta una fiction, è tutto finzione. Realtà, perché questi sono binari veri, ma arrugginiti dalla malversazione, dalla corruzione. Quella è un'industria vuota. Quello è un finanziamento destinato allo spreco, un'area industriale praticamente disabitata, con ogni servizio, tutto pagato, fatturato, tutto sviluppato nell'idea sovrana dello spreco, dello sperpero, della finzione. Il treno doveva caricare le merci che si producevano in quella industria, nessuna merce, nessun prodotto è uscito da quel garage, nessun treno si è accostato a questi binari. La chiamavano la Transiberiana d'Italia perché su questi binari la locomotiva avanzava tra le montagne e la neve. Il treno per la Maiella non c'è più. Ogni tanto d'estate un gruppo di difensori della strada ferrata affitta le carrozze e parte sui binari della memoria. Molise paga 25 milioni di euro di busta. Per questo tratto, per tutte le gare? Per tutto il Molise, 25 milioni di euro per i busta. È una cifra sproporzionata. Avete capito bene, 25 milioni di euro alle compagnie di autobus locali. Il bus è una rovina economica prima che ambientale. Stiamo percorrendo il tratto ferroviario da Palena a Campo di Giove, dove si dimostra la grandezza dell'ingegneria ferroviaria, perché in questi pochi chilometri ci sono viadotti, gallerie e paravalanghe che servivano per difendere la ferrovia dalle valanghe del Monte Corrado.
Una corona di rovi segna la vecchia galleria. Siamo in sella all'Italia attraverso un patrimonio ambientale unico. Le foreste di Colle Meruccio e di Monte di Mezzo sono patrimonio naturale dell'UNESCO. Una natura orgogliosa prima che rigogliosa, fortunatamente intatta. Questo treno che attraversa paesaggi meravigliosi non esiste più. È un treno fantasma che corre su binari condannati a sparire. Qua non è mai venuto un politico a fare questo viaggio. Perché? Perché non ti interessa, c'ha la sua auto blu, lui si sposta con l'auto, c'è da fare.